Io non... Susanna? Chi è? Chi è? Tesoro. Ah, Renato, scusa, forse tesoro. Arrivi come la cascia sui maccheroni. Forse qualche problema? Forse qualche problema. Arrivi veramente come la cascia sui maccheroni. Mi dovresti fare una grande cortesia, amore. Una dieta. Ah, bravo. No, per lui. È venuto con camera mia stamattina all'albergo, si è spazzolato tutti i cornetti, il cappuccino, le marmellatine, sulla sana, tutto. Ma non è vero. Fammi sta cortesia, guarda, che non vivo più. Renato, è dall'anno scorso che voglio prenderlo. È un supplì con gli occhi questo. Nel mio è diventato gruppo, una salsiccia con le orecchie. Ti prego, fa qualcosa. Sei venuto a dire questo, sei venuto a dire. Bravo. Bravo. Grazie. Dobbiamo fare un gioco, allora. Senti, Pippo, ci hai insegnato tu a essere conciso. Conciso. Andiamo un po'. Volevo chiedere questo, se lei ritiene. Io devo fare Io non so quello che stai provando con questi giovani, Pippo, perché sono adorabili e fanno tante domande. Ma che insomma, spesso non riusciamo neanche. Ma i tuoi sorcini. Fammi vivere qui. E lui è venuto qua. Ha usato vabbè, il bisogna programma. Bisogna avere pazienza, Giancarlo. Ma che pazienza, è importante. De Baudo ce n'è uno. E meno male, se no pensa agli sponsor di cui dovevamo parlare. Si è portato gli sponsor da casa. Come i bagagli ha preso, si è portato gli sponsor. Una ha pazienza. Usato gravidanze altrui. Però è sempre... La televisione. È sempre lui, è sempre il grande Pippo. Più fa la televisione, più diventa bravo. Ma senti un po', Renato, secondo te la televisione brucia? Io ti dico la verità, non ho mai visto che ciocchi dentro un cabino, mai un televisore. Ma no, volevo dire, se la televisione brucia l'immagine, brucia che ne dici, Giancarlo? Non chiedere, certo. No, non è vero, anzi io penso proprio il contrario. In realtà, parafrasando il famoso detto di Andreotti, la televisione forse brucia proprio chi non la fa. E la Carà dovrebbe essere in fiamme allora. Pare che c'entra. Ma mica solo lei che citavamo prima. Ce ne sono tanti. No, ci scusi Raffaella. Non lo fanno. Perché è troppo facile parlare degli assenti. No, è un grande professionista e gli auguriamo tutta la vita di successi. Ma non la fa in Spagna, però tanta gente che non la fa, per esempio Arbore dice brucia non farla. Arbore era diventato un barbecue proprio. Invece ha deciso di farlo. Sei proprio, guarda, un vampiro. Non c'hai scrupoli. Non è vero. Niente, l'ho detto perché prima di tutto Arbore torna in televisione a ottobre su Rai 2 con una cosa bella sulla canzone napoletana, per cui non mi sono fatto scrupolo di scherzarci. E poi perché gli scrupoli, se lo volete sapere, non sono affari miei, a parte che non esistono, sono estinti come i dinosauri proprio gli scrupoli. No. Di quei pochi rimasti c'è già chi se ne occupa. E allora facciamoli entrare. Fabrizio Mangoni e Venza Sampo di scrupoli. Buonasera, benvenuti alla Vergata, ciao Enzo. Buonasera, Fabrizio, ben arrivati. Voi siete, io non dico che ve li facciate, vi fate quelli degli altri, insomma, però siete fra i pochi che ancora trattano lo scrupolo con la vostra trasmissione omonima, che ritornerà anche nella prossima stagione televisiva con qualche cambiamento. Sì, innanzitutto cambiamento di giorno, non andremo più in onda la domenica sera, ma andremo in onda di sabato. E ci faremo degli scrupoli alla luce del sole a mezzogiorno del sabato su Rai 2, poi nella stessa giornata, facendo passare quasi 12 ore, alle 23.45 saremo senza scrupoli, sempre su Rai 2 ma col favore delle tenebre, quindi molto più inquietante. Scrupoli notturni farete. Ecco, Mangoni, quali saranno gli argomenti di questi scrupoli? Gli argomenti sono quelli dettati dall'attualità, però di giorno sono affrontati secondo confini più netti, più decisi, il bene, il male. E la notte invece andremo a vedere le questioni più seduttive, più inquietanti, più scabrose. E magari potremo scoprire che uno che si presenta magari senza scrupoli magari ha delle motivazioni, delle giustificazioni. Sì, perché poi una scusa si trova sempre. Ma insomma, di fatto, la vostra lunga esperienza in materia vi porta a pensare che la gente si faccia degli scrupoli o no? Ma noi eravamo arrivati a questa conclusione, dall'esperienza passata ci sembra di poter capire che la gente tende a farsi oggi perlomeno più scrupoli nel privato che nel sociale. Ma possiamo fare subito una prova con voi? Con noi? Con noi, non siete stupidi per niente. un tema privato. Supponiamo che siate molto amici di una coppia famosa. Sì. Uno dei due chiede la vostra complicità in un tradimento. Come vi comportate? Come vi comportate? Io cerco di farmi i fatti miei.
Sì. Lavarsi le mani. No, io faccio festa. Io telefono a Noella 2000 che sta aspettando. La sia. Siccome sono singolo, accetto chiaramente l'intervento degli altri due per rendere la cosa un pochino più vivace e meno dispersiva. Ecco. Ah, non vai tradito, triste. Quello che piagne, quello che lacrima. Basta, basta. Bella cosa. Tutti e tre in qualche modo abbiamo dimostrato che non è vero, anche nel privato voi siete senza scrupoli. Sì, siamo, non saremo così lapidari. Sapevo sta nomina di averci tanti scrupoli, no? Allora chi vuole sapere se gli italiani sono con scrupoli o senza, e se personalmente anche verificare le proprie tendenze, potrà farlo con la nuova edizione di Scrupoli. Ricordiamo l'appuntamento ogni domenica, ogni sabato su Rai 2 in due, in due orari diversi. Mezzogiorno e mezzanotte praticamente, mezzogiorno sempre il sabato su Rai 2 dal 14 novembre. Perfetto, allora siate in bocca al lupo, ecco, con voi mi accompagna, Fabrizio, prego. Mangoni, prego. No, ma accompagna, okay. Adesso si fa gli scrupoli, a perdere tempo, vabbè, tranquillo, non ce ne va, non è carino questo, siete troppo. Giancarlo, te l'ho detto mille volte, non mi ritrattare così. Io sono un giornalista sorcino. Questi ospiti di pora gratura, vieni con me, Cocco, via, che ti racconto uno scoop senza colare. Questo viene. Voglio dire una cosa mia. Sì, gliela dica e poi per cortesia. No, volevo suggerirle una cosa per il suo bene e per la struttura sua. Scusi. Come lei è molto amato in Puglia, e non so se sa le ultime notizie che adesso i laureati in Puglia, poveri disgraziati, fanno gli agricoltori. Vanno a fare, non so, a raccogliere cibi di repi, carciofi, quindi le consiglierei di fare un programma per loro. Mixer Coltura. Ah, vabbè, allora, perché, lo facciamo insieme. Vieni, bello, vieni. Aspetta un attimo, Minoli, grazie, scusa. Grazie. In bocca al lupo per me. Volevo raccontare uno scoop. Ho dovuto dare fastidio. Vi devo raccontare uno scoop. Racconta. Ti posso dire l'amante di Baudo chi è? L'amante di Baudo. Esatto. Auditel. Perché una ragazza inglese? No, è una macchina tedesca per contare i telespettatori. E a Pippo Baudo ci piace questo? Impazzisce, no. Che è un mezzo sopra. Te racconteresti, vieni.